Buonasera, o meglio, buonanotte. Eccoci qui, Milano al voto, siamo qua in diretta, sono le 2:15 di questa notte, di questo 6 giugno, questo 5 giugno appena passato con Milano al voto, dopo i 5 anni di Giuliano Pisapia, Milano chiamata al voto, Milano chiamata a decidere chi sarà il prossimo sindaco. La decisione, la mia decisione non è in realtà arrivata, nel senso che, come era comunque auspicabile, cioè auspicabile, come era prevedibile, e come comunque è stato negli ultimi anni per Milano, si va al ballottaggio. Si va al ballottaggio, si va con questi dati che vediamo in questo momento, o meglio, 168 seggi su 1.148. I dati questa sera arrivano lentissimi. Sarà perché abbiamo deciso di fare questa diretta, forse. Gli altri anni che non facciamo queste cose non arrivavano così lentamente. Invece quest'anno che abbiamo deciso di fare questa diretta, eccoci qua con i dati così lenti, ma la verità è che la famosa bilancia torna sempre più in posizione orizzontale. Sala 40,18%, Parisi 41,92%, Corrado 10,54%. Ci si aspettava un Sala che gli exit poll davano intorno al 40, cioè, scusate, al 45% i primi exit poll, e invece siamo intorno al 41%. Parisi sceso sotto il 42% in questo istante con gli ultimissimi scrutini, gli ultimissimi seggi scrutinati, ma siamo a 168 sezioni su 1.000. 248, quindi veramente ancora lontanissimi. Ricapitoliamo un po' cosa è successo, così per chi non avesse seguito, dopodiché mi chiedo se non avete seguito cosa ci fate alle 2:15 a seguirci, ma ve lo raccontiamo davvero perché ci piace l'idea di potervi raccontare cosa sta succedendo a Milano. E comunque è una notte importante, molto importante per Milano. Se questo è l'andamento dei dati, non credo che continueremo la diretta ancora per lungo, nel senso che a questo punto vi rimandiamo alla edizione di domani mattina, magari un'edizione diretta di domani mattina dove analizzeremo i dati e vi daremo le ultime notizie. Attualmente, comunque, ve lo ripeto, dati parziali, 168 seggi su 1.248 vedono in testa Stefano Parisi del centrodestra con il 41,92%. A ruota Sala 40,18% e poi ben distaccato Corrado col 10,54%. Abbiamo molto chiacchierato questa sera con i nostri ospiti. Io qua ho un po' di lista anche della gente che abbiamo intervistato e che è intervenuta e li ringrazio tutti quanti. Abbiamo parlato veramente con tutti, un po' di centrodestra, un po' di centro-sinistra, e a tutti abbiamo fatto questa domanda: come mai il Movimento 5 Stelle prende così pochi voti a Milano, soprattutto se raffrontati, se rapportati, se si confrontano con i voti che il Movimento prende, ad esempio, a Roma? Non ho dati, dell'ultimo secondo, però insomma, a Roma si è attestato, pensavo, un 30 e passa per cento, invece a Milano solo 11%. Beh, tutti concordano nel dire che il problema, o meglio, il motivo per cui si hanno questi risultati è che Milano è comunque una città che è stata governata abbastanza bene negli ultimi anni. Questo dice anche un po' il centrodestra, dice in realtà è stata governata bene negli anni passati, peccato negli ultimi 5, dice il centrodestra, e il centrosinistra dice per fortuna negli ultimi 5 ancora meglio, però di base è una città dove le cose funzionano e quindi è anche difficile trovare qualcosa che non va. Vedo che la grafica si sta aggiornando, quindi vuol dire che c'è un aggiornamento in arrivo. Vi dico, le proiezioni davano Sala al 40,6% e Parisi al 39,9%. Adesso vediamo se Parisi 198 sezioni, quindi siamo quasi a 200 sezioni. Parisi 41,67%, quindi ben sotto, o meglio, sotto il 42%, Sala sempre vicino al 41%. Insomma, ogni
volta che aggiorniamo la grafica manca quello 0,05 di qua, passa di là, quindi la bilancia veramente si sta portando in posizione più che orizzontale. Vi dicevo ad esempio di 5 Stelle, appunto, un 5 Stelle che a Milano fa il 10,47%, ho i dati qui di Roma, a Roma 35,48% in questo momento i 5 Stelle, a Torino 31,72%, Fassino al 41,19%, Giacchetti al 25,22%, con la Meloni al 20,54%, quindi a Roma la situazione è veramente ancora aperta e molto più confusa rispetto a quella che è qui da noi a Milano. Torniamo quindi a Milano e il dato ufficiale in questo momento parziale è di 198 seggi su 1248, con Sala al 40,54%, Parisi 41,67%, quindi comunque davanti al super favorito Giuseppe Sala, super favorito di qualche settimana fa, nelle ultime settimane insomma in città si incominciava a sentire un po' questa forza che Parisi stava portandosi dietro, Corrado 10,47%. Adesso vediamo se arriveranno dei dati aggiornati ancora. Comunque il trend sembra quello appunto di vedere i due candidati avvicinarsi sempre di più al 41%, diciamo, ciascuno. La cosa forte è che scende Parisi, sale leggermente Sala, Corrado rimane lì e sono gli altri piccolini che mangiucchiano qua e là qualche voto. Facciamo una carrellata veloce, non in ordine di percentuali perché ce li ho in ordine come li dà il comune. Nicolò Mardegan 1,08%, Natale Azzaretto 0,45%, Marco Cappato 1,8%, devo dire personalmente mi aspettavo un risultato più alto per Marco Cappato, che ha fatto una campagna elettorale molto, molto forte sul territorio milanese ed è anche ben conosciuto in città, un consigliere comunale soprattutto uscente, quindi però insomma, questo è quanto. Basilio Rizzo, la spina del fianco della sinistra moderata milanese, 3,35%, che sia quel 3,35% che manca proprio a Sala per invece stare davanti, che sia quello, staremo a vedere domani mattina con i risultati definitivi. Luigi Sant'Ambrogio 0,24%, diciamo che il nome così meneghino non gli ha comunque portato fortuna. Gianluca Corrado 10,47%, Maria Teresa Baldini di Fuxia People 0,4%, credo che attualmente sia fanalino di coda, no, non è vero, Sant'Ambrogio è 0,24, quindi è lui che al momento è il fanalino di coda. Stefano Parisi, come dice la nostra grafica, 41,67%, Giuseppe Sala, detto Beppe, come dice la scheda elettorale, 40,54%. Il dato invece che si va sempre più a consolidare è quello del PD, primo partito a Milano, con il 28,72%, secondo partito di Milano, Forza Italia, con il 20,52%, terzo partito, la Lega Nord di Matteo Salvini, con il 12,27%. Questi sono i dati che stanno arrivando in questo momento. Abbiamo provato, vi confessiamo, anche a fare qualche collegamento telefonico, ma al momento sarà anche le 2:23, quindi nessuno al momento ci risponde più al telefono, ma insomma è comprensibile, come dicevamo appunto i dati sono questi. C'è un aggiornamento che sta arrivando, abbiamo 223 sezioni scrutinate, praticamente quasi invariato, Stefano Parisi al 41,86%, Giuseppe Sala
è al 40,45%. Ormai è sempre più questa la strada, sembrerebbe, quindi dei due che si riportano in una sostanziale parità. Bisogna vedere se continuerà a cambiare la tendenza o si fermerà orizzontale, quindi con i due in sostanziale parità, o se invece Giuseppe Sala faccia il sorpasso a Stefano Parisi. Credo che adesso stia arrivando la grafica aggiornata, oltretutto ho visto lavorare i nostri grafici. Io ringrazio in primis Andrea Baldeschi, che ha fatto fino a un'ora fa neanche, credo anche di meno, la diretta. Ringrazio Kerim, ringrazio Marina in regia, ringrazio Andrea Sidotti, che ci ha seguito anche lui nella parte più sui social fino a poco fa, Marina Bassanello e Kerim Char, che sono in questo momento in regia e che continuano a seguire minuto per minuto, seggio per seggio, quello che sta succedendo. Eccolo qua, il dato parziale, 223 su 1248 seggi, Sala 40,45%, Parisi 41,86%, Corrado 10,39%. Fermiamoci un attimo, ci rivediamo fra pochissimo con gli ultimi dati disponibili e poi vi salutiamo. A fra poco!